vorrei dire che nel weekend di Radiolinea mi compare la signora Romanelli, quella del Meta Riordino. Buonasera. Buonasera, ben trovata. Allora, con Clara Romanelli facciamo ancora una volta questo nostro viaggetto verso il Natale, che si sa quando arriva, arriva, lo diciamo tutte le volte, e questo in maniera particolare significa che dobbiamo fare per esempio degli acquisti consapevoli. Sempre. Oh, bene. Allora, acquisto consapevole. Una persona che ama l'abbigliamento, una persona che ama gli accessori, una persona che ama i libri, mi sembra duopo regalare vestiti, libri e accessori. Aiuto. Anche no? Troppo diretto, per quanto riguarda il suggerimento del Meta Riordino, se c'è una persona che effettivamente ama abbigliamento è difficile incontrare il gusto, a meno che non si conosca bene quella persona e non si sappia esattamente di cosa ha bisogno. Per accontentarla, secondo me, senza sbagliare, si potrebbe optare per un buon acquisto nel suo negozio preferito. Ah, ecco, questa pure è una bella idea, perché tu dici vabbè, il rischio è che se una persona legge molto probabilmente quel libro lo avrà già avuto, l'avrà anche già letto, oppure lo avrà anche già eliminato perché magari possibile, non gli interessa. Possibile, a meno che non siamo in intimità con quella persona per cui sappiamo effettivamente tutti i gusti, io eviterei di andare a colpo sicuro. Se guarda, vorrei evitare anche il solito discorso pigiama, cravatta da uomo o camicia, anche quello anche scontato, possiamo optare per le esperienze, cioè un bel massaggio rilassante. Oh, questo mi piace. O una spa magari tra amiche, se magari si fa fatica di incontrarsi ci si può regalare un appuntamento insieme, per cui piuttosto che un oggetto tangibile lasciare un ricordo indelebile. Quindi o carte regalo, oppure quindi buoni spesa tendenzialmente, che comunque devo nel dire negozio sono sì, sempre credo graditi, perché poi alla fine uno compra quello che vuole e quello credo che è un po' brutto, cioè è un po' brutto, è un po' come quando nonna ti dava i soldi, no? Tu avevi fatto una buona riuscita a scuola e nonna elargiva 50.000 lire. Però quando regaliamo il buono acquisto magari in quel negozio che sappiamo è nel cuore della nostra persona cara, magari in quel momento quella persona non opterebbe per andare lì e noi ce l'accompagniamo dolcemente con un dono. Ah, ecco, ok, quindi non è semplicemente dare dei soldi a qualcuno. Ho appena regalato un trattamento viso magari a una persona che li desidera tanto ma in questo momento non avrebbe fatto questa scelta, per cui ho incontrato il suo desiderio e sono riuscita a fare un regalo particolarmente gradito. Beh, mi piace anche questa cosa, questa idea che una persona possa, no, coniugare, no, cose di questo tipo. Tra poco torniamo ancora una volta a parlare del Natale, di tutto quanto quello che ruota intorno. Naturalmente stiamo parlando di Meta Riordino del Natale e in questo ambito stiamo parlando di che ne so, qualche coccola in più che arriva dai regali, no? E quindi sì, abbiamo capito che il regalo potrebbe non essere gradito, come bypassare con una bella tessera, che naturalmente è un buon acquisto tendenzialmente, che supplisce ai soldi di nonna dell'epoca e poi anzi ce li ricorda con una bella cartolina regalo, sì, e oppure sì, oppure un bel regalo fatto a casa, sì, perché no, perché comunque ci sono tantissimi hobby che stanno prendendo piede e non per ultimo anche quello della cucina, per cui perché se magari siamo particolarmente adatti a fare dei dolci o dei piatti della tradizione, perché non regalare qualcosa di commestibile che scalda il cuore e lo stomaco. Quindi anche questo rientra nel discorso delle esperienze di cui parlavamo prima, cioè l'esperienza della spa, l'esperienza del tiramisù, l'esperienza di, che ne so, regalare 2 giorni in montagna tra i mercatini di Natale e l'esperienza di un piatto di lasagne. Un bel testo di lasagne. Un testo di lasagne. O c'è chi fa panettone, pandoro fatto a casa anche con discreto successo, perché no? Secondo me sono dei regali che valgono molto di più di quelli acquistati, perché c'è dietro tanto amore e tanto affetto. Ok, uno non è proprio pratico di cucina, che fa?
La card. No, la card, dai, un altro hobby, dai, dimmi un altro hobby. C'è chi lavora benissimo la carta, chi dipinge. Quindi un quadro, uno ti regala un quadro. Un'opera, certo, perché no? Poi magari l'opera non incontra il tuo l'anno gusto, scorso la metti anche in soffitta. Una palla di Natale fatta con i fogli dei libri. Per cui i libri, quelli che sono in disuso da buttare, da regalare, sì. Una ragazza molto brava con le sue mani ci ha realizzato delle palle di Natale tutte quante lavorate. Bello. Vabbè, allora teniamo conto di tutte quante queste cose. Ringrazio Clara Romanelli per grazie essere stata con me e naturalmente ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao, buon weekend. Ciao. Radio Linea numero 1.